Con la modernizzazione si fa strada un insieme di idee, convinzioni e valori che dominano i comportamenti degli individui e delle collettività anche nel mondo contemporaneo, tanto che è difficile non darli per scontati. Un pilastro della cultura moderna è l'individualismo, cioè la convinzione della centralità dell'individuo in ogni ambito della vita sociale. Nelle società tradizionali l'individuo è un rappresentante anonimo dell'umanità o un membro di una comunità che conta per la posizione che occupa in società, cioè conta quale servo o padrone, soldato o sacerdote, ed è intercambiabile con altri suoi simili. Nella visione moderna invece l'individuo è unico e irripetibile. Questa concezione è legata a quella di interiorità, un'idea dalla lunga gestazione che va da Agostino a Lutero a Cartesio e si presenta poi in forma matura in Locke, Mandeville e Hume. In tutti questi autori ciascuno è visto come un mondo interiore dominato da un io, vale a dire un centro cosciente che guida le azioni, al centro di un mondo fatto di cose, altre persone, affetti, progetti, ricordi. Fa parte del concetto moderno di individualità anche l'idea di autonomia, in virtù della quale ogni individuo si sente libero di scegliere e padrone della propria esistenza, è animato da spirito di iniziativa e possiede un senso morale grazie al quale è in grado di distinguere autonomamente il bene e il male. L'individualismo poggia quindi sul primato dell'individuo. Nelle società tradizionali il singolo conta nella misura in cui ha un ruolo ed è utile nella comunità. Viceversa, nella visione moderna l'individuo è importante in sé ed è la comunità a contare in quanto funzionale ai bisogni degli individui. Il primato dell'individuo ha ispirato molte concezioni etiche, politiche ed economiche maturate in età moderna, come il liberalismo e l'utilitarismo. Un altro caposaldo dell'ideologia moderna è il razionalismo, la convinzione dominante che gli uomini debbano fare affidamento sulla ragione e su saperi certi, piuttosto che su credenze e procedure non controllabili. Il razionalismo moderno si esprime concretamente nella vita sociale, che viene organizzata secondo criteri razionali e prevedibili. La razionalizzazione domina la nostra esistenza a tutti i livelli, dai nostri rapporti con le istituzioni alla vita familiare, come mostra l'importanza assunta da termini quali organizzare, efficacia, efficienza, funzionare, divenuti autentici dogmi della società moderna. Un'altra idea persistente della modernità è la convinzione della superiorità della società moderna rispetto alle società occidentali del passato e a quelle non occidentali non moderne. Questa idea, piuttosto discutibile, si fa strada nel Settecento con l'Illuminismo, che vedeva nella ragione la possibilità di rischiaramento della mente umana e di liberazione dall'ignoranza e dall'oscurantismo. Gli Illuministi introdussero quindi la concezione della storia come progresso, come marcia inarrestabile verso sorti sempre migliori, e smisero di guardare al passato per trarne insegnamento, abbandonando l'idea della storia come magistravite. Il passato serviva ora a far capire, per contrasto, svelando la sua arretratezza, che il punto più alto della storia è il presente. È essenzialmente con l'Illuminismo che la parola moderno, che propriamente vuol dire odierno, di adesso, acquista una connotazione positiva, in opposizione ad antiquato, arretrato. Nell'Ottocento l'idea che le società moderne siano superiori si consolidò grazie all'evoluzionismo sociologico di Herbert Spencer, secondo il quale l'umanità procede dalle forme di vita più primitive alle più evolute, che coincidono con le attuali e sostanzialmente con quelle occidentali. Si tratta degli anni in cui iniziano i viaggi degli esploratori e si avvia l'impresa dei primi antropologi al seguito delle imprese coloniali, che impostano su questa base l'osservazione delle differenze culturali.